Sempre per entrare nella parola c'è bisogno di qualche chiavetta. E mi ha colpito l'antifona del Salmo. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Fratelli, questo è il problema. Questo. Che se tu e io cercassimo di saziarci di Dio, non avremo bisogno di nessun'altra vanità. Ed è risolto il problema. E la prima parola con la persecuzione di Maccabei, ma anche San Paolo mettendo una preghiera magnifica, o anche il Signore, no? Cadendo. Essendo interpellato un'altra volta per questo gruppo particolare, i Sadducei, che a volte non si sa molto dei Sadducei. Noi sappiamo che ci sono diverse, chiamiamole sette, dentro degli ebrei, no? Stanno gli ebrei comunaci, va bene, quelli che fanno e si lasciano guidare. Ci sono i farisei, che sono onorati nella comunità. Nella comunità, si capisce, perché loro pregano, loro mettono in pratica la legge, loro ci credono nella risurrezione, perché loro credono che la Torah, i cinque primi libri, più tutta i profeti e i salmi, sono ispirati da Dio, sono rivelati da Dio, è la parola di Dio, Dio che si manifesta. Ma non è tanto così per i Sadducei. Ecco il punto. I Sadducei è un'altra frazione particolare. Sono quelli ricchi, che sono anche in complotto, diciamo, vanno d'accordo con l'impero romano. Ma loro non credono nei profeti. E sapevate questo? Loro accettano solo il Pentateuco, solo i cinque primi della Bibbia. I profeti. Certamente, non li negano perché sennò vanno contro la legge, però non li ritengono come ispirati da Dio, come rivelati. Perciò loro si fermano in quello e in quello giustamente si appoggiano e non ci pensano proprio nella risurrezione. Per loro, essendo materialisti, essendo solo indietro della ricerca dei soldi, anzi, erano quelli che amministravano tutti i riti, immaginate i sacrifici, quanta roba, quante ricchezze stavano in giro, e loro erano questi commercianti. No? E perché sto dicendo tutto questo? Perché noi possiamo capire, guardate, da una parte hanno fatto il mondo nella terra con le ricchezze. Gli altri si credono già essere in cielo per il compimento della legge. Ma qual è la verità? Qual è la verità? E mettono, è bellissimo questo, perché mettono l'esempio di questa donna che si sposa con un uomo. Noi lo sappiamo, la legge del Levirato, no? Di cui se non le lasciava discendenza, moriva, non lasciava discendenza, doveva sposarsi con l'altro fratello e così via. Sette sono passati. Mamma mia, la vedova nera sempre questa. Ma tutto era perché? Voi sapete perché? Per i soldini e i soldini, Benedetto, perché l'eredità non doveva andare a uno estraneo, ma rimanere in famiglia. Ecco il punto. Guardate come anche questa legge metteva tutto in giro sempre per la cacca del demonio, come dice San Giovanni Crisostomo, e il soldi. Ecco perché
Guardate che bello, sono sette fratelli, ma anche sette fratelli dei Maccabei. Bellissimo. Ma qual è il punto? Il punto, a me mi è piaciuta tantissimo questa parola, perché tre secoli prima, più o meno, della nascita di Gesù Cristo, già inizia a svilupparsi questo senso della vita eterna. Voi vi ricordate, per i romani, che cosa esiste? Esiste l'oggi, e poi vanno, i morti vanno alla terra, no? Ecco, lì, no? In terra. Per i greci andavano nell'Hades, no? Nel mondo dei morti. E per gli ebrei? Di... Certo. Bravo. Bravissimo, bravissimo. E condividere, ma soprattutto condividere la parte spirituale e anche la parte economica. Ma per gli ebrei, guardate che cosa bella, per gli ebrei. La morte era la continuazione della vita, come per noi, è la continuazione della vita. Ma se la vita continua, si può avere paura alla morte? No. Ma noi, come stiamo catechizzati dal mondo, sorge in noi la paura alla morte. E la paura alla morte si rappresenta con che? Con che questo non ti saluta, quello non ti pensa proprio, la, non lo so, precarietà lavorativa, un sacco di cose, la malattia, la vecchiaia, tutte queste cose, che cos'è? Morte, 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 ma noi lo sappiamo, e nonostante che lo sappiamo, diciamo Gesù Cristo, aiutami, però dall'altra parte stiamo dicendo... però veramente non ci credo tanto. Non ci credo tanto. Bellissima, perché Maccabei stanno dicendo cose fantastiche. Il terzo figlio dice: ha messo la lingua, bambini, ha messo la lingua perché gli tagliassero le mani, perché gli tagliassero le mani. Ma io, dice questo terzo figlio, io so che Giaveh mi restituirai le membra. Guardate che cosa. Noi fratelli, noi risorgeremo, ma non con questo corpo così, a volte un po' rovinato, e sofferto e ferito dal passo del tempo, la vecchiaia e tante cose. Noi risorgeremo nella pienezza del nostro corpo, bambini? Anche i vostri fratellini che non sono nati, quelli che sono volati al cielo, mica sorgeranno come se fosse un verme, un embrione. Loro risorgeranno nella pienezza del corpo. Bellissimo questo. Ecco perché il Signore cerca di farli capire a questi che non c'è bisogno del matrimonio. Il matrimonio a che serve? Per la procreazione, per imparare ad amare l'altro, e per amare l'altro si deve rinunciare a se stesso. Guardate che pedagogico. La Sacra Scrittura inizia con un matrimonio tra Adamo ed Eva, bravissimo. E l'ultimo libro della Bibbia finisce con un matrimonio. Quale? La Chiesa, che viene ad essere sposata dall'agnello. Guardate che bello. Vi siete accorti? Tutta la parola di Dio è un fidanzamento verso le nozze finali. È bellissimo. Però viene l'innominevole e se no... Il matrimonio non è buono,
Perché? Perché distruggendo in noi l'immagine delle nozze, noi non potremo mai continuare questo tempo bellissimo della Chiesa del fidanzamento. Ecco perché ci viene la tristezza. La tristezza viene per questo, perché noi ancora non possiamo capire né accettare che il Cristo ha lavato con il suo sangue le nostre porcherie. Ma noi ancora stiamo cercando di fare giustizia da noi stessi. È contro il primo che noi applichiamo la nostra giustizia, è contro noi stessi. Ecco perché uno se ne va a fumare, l'altro ubriaca, l'altro fa questo, l'altro fa quello. Perché? Perché non si ama. Perché ancora non ha capito che il nostro corpo è tempio dello spirito. Certo, qualche basilica o qualche cappellina, come sono più piccolini, però noi siamo tempio dello spirito. E questo corpo ci aiuta a poter entrare nella vita eterna. Ed è così bello, lo diceva Gesù, no? Sarete come angeli, ma non sarete angeli. Perché? Perché l'angelo è un essere in se stesso, non ha bisogno del corpo. Invece la nostra anima è stata creata per un corpo. Conseguentemente l'anima che va al purgatorio o va direttamente al cielo o se condanna, no? Ha bisogno di la carrozzeria, diciamo, per poterla animare. Ecco la bellezza. Se io, ogni volta, se ognuno di noi ha cura del corpo, capisce che può avere cura del corpo dell'altro. E qua possiamo entrare nell'altro tema, della castità, possiamo entrare nel tema della fedeltà, del rispetto dell'altro. Ed entra tutto, tutto è amore. Ecco perché il Signore dice, alla fine, qual è il primo e unico comandamento? Amare Dio. E poi amare il prossimo come? E noi come siamo belli. Ma noi siamo belli? Sì, perché Dio ci ha creati, ci ha fatti belli, alla sua immagine, secondo la sua somiglianza. Ecco perché, fratelli, coraggio, coraggio, i fratelli partono, volano al cielo, l'altro è un incendio, ma siamo tutti in un fidanzamento fantastico. Ecco perché San Paolo tiene questa evangelizzazione. Guai a me se non annunciasse il Vangelo. Cioè, guai a me, guai a te, se tu non annunci una buona notizia e ti smetti già di lamentarti. Basta! Basta di lamentarti! Basta di fare il consigliere di Dio! Perché questa è la nostra rovina. Quando tu non accetti la verità, sei per te stesso, sei già un infelice, un condannato, un suicida. Poveracci quelli che stanno attorno a te. Poveracci. Come con una persona depressa. Distrugge tutti quanti. Aspetta. Ecco perché chi non ama è un geloso. Perché il geloso è un infedele. Potenzialmente, perché l'amore è libertà, e questo è l'amore, libertà. Ecco perché c'è una società che si corrompe. Perché? Non perché noi non facciamo le pagliacciate, questo e quell'altro, perché questa società senza Cristo, Le decisioni che loro prendono sicuramente non le porteranno al cielo. Noi che cosa facciamo? Fingiamo, dice la parola, di stupidi.
dei scemi, dei cretini. Noi fingiamo di spazzatura del mondo, perché in noi si manifesti, aiutatemi, gloria di Dio. Ma come noi vogliamo essere già principi, regine, re e tutto quanto, come si può manifestare la gloria di Dio? Si già è truccato. Il trucco che cos'è? È una fantasia, è un inganno, e che serve per ingannare, certo, no? Ma Gesù Cristo si presenta tale quale com'è, amore. Perciò noi in questa vita, certo, ci mancano i fratelli, ci può dispiacere la lontananza di uno, il peccato dell'altro, però alla fine sono le proprie decisioni. E noi oggi prendiamo una decisione. E facciamo, anzi, vi invito a fare anche una resta. E diciamole, Signore, aumentami la fede nella risurrezione. Perché il punto è questo. Stiamo parlando tanto e parliamo e possiamo fare catechesi, studiare. Ma alla fine il punto è uno solo. Ci credo o non ci credo nella risurrezione? Ci credo, ma se ci credo, so che Dio provvede e si manifesta nella nostra storia. Ma quando c'è un minimo di dubbio, già Dio non è che provvede. No. Ecco perché, fratelli, ripeto l'antifona con cui abbiamo cominciato. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ma non è contemplando un pezzo di bronzo. Non è contemplando un'immagine, nemmeno l'Eucaristia, anche se il Signore è presente. È contemplare, partecipare della vita intima, sposarsi con l'agnello, farsi uno, una sola carne, una sola persona con l'agnello. Che bello! Ecco perché non c'è bisogno del matrimonio nella vita eterna, se no sarebbe un adulterio. Come, Signore, ci dobbiamo sposare con te, frattempo che devo sposarmi con Tizia o Pancrazio? Eh no, l'adulterio non può entrare. Però diceva la parola ancora una cosa bellissima: non si può morire, non si può morire, non si può peccare. Guardate che bello, non si può odiare, non si può pensare male, non si possono dire parolacce, non si può fare niente che non sia amore. Ma tu vuoi questo per te e per quelli che sono attorno? Certo, ma noi, Signore, siamo poveracci. Manda il tuo spirito, sono una bestia, manda il tuo spirito, perché in me, bestia, sia manifestata la tua gloria. Così sia.